Noto antimafia. Guardia di finanza Catania sequestra bene a del clan Tigila per oltre 3 milioni di euro. Nell'ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa e finanziari del Comando Provinciale di Catania hanno svolto accertamenti patrimoniali. In materia antimafia, sottoponendo a sequestro a noto attività commerciali, beni immobili e disponibilità finanziarie riconducibili a un noto esponente di un clan mafioso per un valore di circa 3 milioni di euro. Nel dettaglio, l'attività di indagine svolta dalle unità specializzate del GICO del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria di Catania con il supporto dei militari della Tenenza di Noto ha riguardato il profilo patrimoniale del referente della clan Trigila operante in provincia di Siracusa e già condannato con sentenze definitive per l'Associazione mafiosa nel 1993, nel 1994 e nel 2006 e da ultimo sulla base di indagini svolte sempre dal nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania, destinatario di misure di prevenzione relative alle sue attività commerciali. In particolare, le investigazioni hanno consentito di accertare che il predetto esponente del CLAN, poiché gramato da numerosi precedenti penali e con la finalità di eludere la normativa in materia di prevenzione antimafia, ha intestato a familiari e conviventi diverse attività commerciali e beni immobili acquisiti nel tempo in modo sproporzionato rispetto al profilo reddituale. Per questo, in esito alla complessiva attività investigativa del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania, a sua richiesta della locale Procura della Repubblica, il Tribunale di Siracusa ha disposto le seguenti misure reali: quattro esercizi commerciali attivi nel settore dei bar e della ristorazione tutte avente sede a noto, tre fabbricati, un appezzamento di terreno e disponibilità finanziarie. Il sequestro ammonta a un valore di circa 3 milioni di euro. L'attività dei finanziari di Catania si inquadra nel più ampio quadro delle azioni svolte dalla Guardia di Finanza, volte al contrasto sotto il profilo economico finanziario delle associazioni a delinquere di tipo mafioso, al fine di evitare tentative sempre più pericolose di inquinamento del tessuto imprenditoriale e di partecipazione al capitale di imprese sane anche profittando delle difficoltà legate al periodo di contrazione economica.